Se non avesse consegnato a brevissimo 50.000 euro in contanti, sarebbero stati guai seri per lui e la sua famiglia. Questa la minaccia di una banda di estorsori originari dell'area balcanica a un imprenditore edile, titolare di una ditta con 20 dipendenti e con numerosi cantieri aperti a Trieste. È una vicenda grave, oggettivamente, che ha visto una serie di estorsioni, minacce rivolte ad un imprenditore da parte di due persone che riferivano di essere anche, diciamo, dei referenti di un gruppo ancora più articolato. La nostra emittente lo aveva raccontato lo scorso febbraio. Ora per quel fatto si va a processo, ma i due operai edili kosovari che dovranno rispondere dell'accusa di estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore connazionale sono fuggiti dai domiciliari e risultano latitanti dal maggio scorso. I fatti partono dal 17 gennaio. I due operai, con ripetute minacce rivolte anche alla famiglia dell'imprenditore, avevano costretto la vittima a consegnare prima 30.000 e poi 50.000 euro in contanti. Il malcapitato era anche stato minacciato con una pistola, ma i malintenzionati erano stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri in via Pascoli dopo essere caduti in una trappola tesa dagli investigatori. È stata seguita un'importante operazione di polizia giudiziaria con un arresto in flagranza. Abbiamo discusso l'udienza preliminare, il GUP ha disposto il rinvio a giudizio e quindi faremo il processo, il dibattimento, iniziando il prossimo 3 dicembre con noi costituiti parte civile che chiaramente seguiremo il processo come persona offesa. Gli imputati sono a tutt'oggi latitanti, hanno i loro difensori, quindi non c'è nessuna pregiudizio a che il processo si celebri.